Buongiorno Donnine, con questa inquadratura un po' strana volevo innanzitutto dire grazie a tutte coloro che stanno guardando il canale YouTube. È veramente una scoperta, è veramente un mondo molto strano, mi fa impressione il numero di visualizzazioni, per cui grazie, grazie. Io ho iniziato da non tanto a, come dire, a cercare di lavorare bene sul canale. Perché è un'attività per me un po' marginale, nel senso che la mia attività principale è quella del laboratorio. Difatti oggi ho deciso di farvi anche una panoramica qua del laboratorio, perché io fondamentalmente nasco come laboratorio di cucito, cartonnage, feltro, bigiotteria e mi piace proprio fare i corsi. Come dico sempre anche con le donnine un po' decoccio, ma a me proprio piace insegnare, non mi piace fare la produzione di borse o oggetti finiti da vendere, mi piace progettarli, studiarmeli, trovare dei modi semplici per poter proporre dei progetti a donnine che iniziano a cucire, insomma, per cui mi piace proprio questa parte didattica. E adesso in questi giorni di problema Covid, che già dall'anno scorso avevo iniziato un pochettino a imparare, ma adesso diciamo che ho un po' affinato le tecniche, come vedete voi, come state vedendo, magari anche i video sono un po' più dignitosi, c'è ancora tanto da imparare, però insomma già qualche passettino in più l'abbiamo fatto e mi sto un po' divertendo a fare sta cosa. Devo dire che effettivamente, allora, finisco sfiancata perché è molto, quando fai il video sei un po' in tensione, poi metti la telecamera, quella funziona, cioè non è proprio, come dire, rilassante, parte anche perché probabilmente anche questa cosa è un po' nuova per me, però poi alla fine è divertente, no? Perché comunque poi viene un po' ripagata dalle visualizzazioni e poi comunque dà soddisfazione. Allora oggi ho deciso intanto per dirvi grazie, ma volevo e poi per farvi vedere anche sto laboratorio un po' vuoto, ho giocato a mettere tutte le inquadrature nei vari angoli. Adesso questo che vedete è l'angolo dove ci sono le macchine da cucire. Qua ci sono disponibili quattro macchine da cucire: Janome, Bernina, Pfaff e Elna. Macchine di varie tipologie, macchine elettroniche, macchine meccaniche, macchine che vanno da un budget di 300 euro fino a un budget di 2000 euro, insomma, per cui eventualmente anche quando dovete valutare l'acquisto della macchina, io dico sempre non compratela prima di aver fatto il corso, compratela dopo in modo tale che sarete voi ad avere i parametri per comprarla e non chi ve la vende. E così qui potete provare comunque macchine di tutti i livelli capendo perché ha senso spendere quel 100 euro in più, ok? Poi abbiamo l'altro angolo, adesso ve lo faccio vedere, del cartonnage qua dietro, dove solitamente ci sta sempre donna Alessandra, che ha deciso che quello lì è il suo angolo, e lì dietro abbiamo la colla, i cartoni e via dicendo, e con quello giochiamo con le scatole. Giochiamo con le scatole e anche con la Big Shot, che è una macchinetta che permette, che con le fustelle ci permette di tagliare feltro, carta, cartoncino, un po' di tutto, insomma. E poi adesso mentre impostavo le cose di questo video mi è venuto in mente, dico, ma senti, l'altro giorno ho visto le foto del laboratorio quando è nato e mi ha fatto un po' impressione, allora volevo farvele vedere anche a voi. E già l'avevo mandato ad alcune mie donnine del gruppo e tutte mi hanno detto, oh mamma mia, che impressione, guardate un po' come eravamo nel 2005. Questa inquadratura che vedete è circa la stessa in cui sono io adesso, eh? Attenzione, Houston. Ecco, dietro le tende c'era qualche stoffina. L'unica cosa che è uguale è il tavolo e le sedie. Poi direi che è un po' cambiato. Poi adesso vi faccio vedere anche l'angolo del cartonnage. Guardate qua. Anche qui era tutto vuoto, avevo le piante in alto. Poi ero bella ordinata, chiude dietro le tende, c'era sempre, come si dice, tutto bello ordinato. E sul tavolo avevamo anche lo spazio per mettere il vaso e i fiori. Ma Dio, devo dire che forse ben venga adesso il fatto di non avere più spazio per i fiori, ma adesso essere piena di colori e di cose che mi piacciono. Ah, poi forse non l'avete visto, ma adesso non riesco a farvi vedere. Ho sulla mia giacchina patchwork, che è quella fatta con tutti gli avanzi delle giacche.
Vabbè, insomma, avevo voglia di fare questo video per dirvi grazie di tutte le visualizzazioni. Per dirvi, in questo caso, vabbè, lo dico, se mettete il mi piace alla pagina sono tanto contenta perché, insomma, YouTube, più iscritti hai, più followers hai e più ti considera, voglio dire, più aumento e più YouTube mi dà la possibilità di fare qualcosina di più. Anche solo nella gestione dei video. Per cui se avete voglia, sappiate che il mi piace sulla pagina, per noi che dobbiamo lavorarci e che pian pianino stiamo magari esplorando anche questo mondo, è una cosa importante, purtroppo. Per cui anche se mi sta antipatico quando tutti lo dicono, però purtroppo serve. Evito di dirlo in tutti i video perché anche no. Perché comunque già lo sapete, però qui ve lo ricordo. Vi ricordo comunque che c'è sempre la pagina Facebook e il mio sito. Il mio sito è quello che fa riferimento per tutto. Vediamo se vedo bene. Ecco, vi mando qua l'indirizzo. Allora, il sito per me è quello dove trovate sempre gli orari aggiornati, le aperture, qualsiasi cosa. Dovete cercare il sito, è il riferimento principale. Ok? Allora, detto questo, baci, grazie ancora. Vi ho fatto vedere un po' com'è il laboratorio con queste tre inquadrature, così è stato divertente. Mi ha fatto impressione anche a me, e penso faccia impressione anche a voi, vedere come siamo partiti nel lontano 2005, per cui oramai, cavolo, sono 16 anni. Però mi diverto. Grazie a tutte le donnine che in questi 16 anni mi hanno fatto diventare il laboratorio di Cristina, perché da sola non arrivavo a un ciuffolo di niente. E continuo a star qui a giocare, a fare video, a progettare cose diverse e seguitemi. Ciao! Vediamo se adesso riesco a vedere. Ecco qui, termina la registrazione.